Giovanni, allora dopo quello che abbiamo visto ultimamente, tra riflessioni, dubbi, conferme si ricomincia. E a proposito di dubbi, insomma, c'è questa voce che non so fino a che punto insomma, possa interessare sotto altri aspetti, è quella di Altagene che non dovrebbe insomma, essere della partita per un problemino burocratico. Insomma, questo ti preoccupa al di là della partita in sé, che ovviamente è sempre un impegno importante per il resto degli altri. No, diciamo, si parlava di dubbi non ne ho. Per quanto riguarda, sì, domani non ci sarà ancora Alfageme, abbiamo un po' il problema anche con Nicola Ciotola che si è infortunato, dobbiamo anche valutare De Vena perché non sta benissimo, purtroppo le tre partite ravvicinate possono portare qualcosa, però diciamo, abbiamo una rosa valida e possiamo fare una partita importante come abbiamo fatto le ultime. Intanto Giovanni, questa gara insomma non è che si presenta assolutamente facile, tra l'altro visto anche lo stato di forma della Nanni, ricordandosi anche insomma di quello che ha saputo fare al girone di andata al Partenio, una squadra che riesce ad impedire gli avversari insomma con un buon centrocampo e con delle buone ripartenze. Ci sarà da stare molto attenti, in ogni caso ci vorrà un piglio molto più deciso, agonisticamente molto più valido rispetto a mercoledì. No, dicevi, sei partito dicendo partita difficile, non voglio essere, sono tutte le partite difficili, abbiamo avuto la dimostrazione mercoledì, un po' colpa nostra, anche se poi rivedendo abbiamo sbagliato una miriade di giocare, pur non giocando bene. Sicuramente questa è una squadra che, se guardiamo i numeri, è una di quelle che ha perso meno, ha perso solo una partita più di noi, ne ha pareggiate tante e subisce pochi gol, ne ha subiti pochi. Squadra scorbutica, anche viene dal derby vinto a Cassino, quindi avrà entusiasmo. Io come dico sempre, poi dipende da noi. Noi siamo una squadra forte. Possiamo avere ancora qualche difetto, ma questo ce l'hanno tutte le squadre, quindi dobbiamo essere noi a essere bravi a limitare dove loro sono bravi, nel senso che loro ti attaccano, nel senso che ti vengano a prendere, ti pressano e sono bravi nelle ripartenze. Quindi dobbiamo cercare di limitarli in questo e poi fare quello che dobbiamo fare, perché se lo facciamo bene la partita è la nostra portata. Per quanto riguarda Alfageme mi è stato detto che per domani non è disponibile, per quanto riguarda il centrocampo tutt'over può essere una soluzione, anche perché devo anche fare rifiatare un po' Buono che ha fatto due partite di fila ravvicinate, in questo momento dobbiamo cercare anche di conservare le forze e di fare giocare chi è più fresco. Dietro vedremo, perché comunque domani il fatto di Dadalt siamo un po' contati davanti, nel senso che anche l'esterno senza Nicola Ciotola, senza Alfageme abbiamo qualche problemino, quindi Dadalt ti può fare tutti e due i ruoli e domani penso che giocherà un po' più alto, farà l'esterno. Valutiamo domani, però è normale, se non ce la dovesse fare Alessandro abbiamo Nando che comunque sta bene. Fortunatamente, diciamo, nella nostra cosa abbiamo due attaccanti forti, in questo momento però dobbiamo dosare le forze e domani decideremo, domani in mattinata, su Alessandro. Sì, potrebbe esserci. Abbiamo Gerbaudo che tra virgolette è fresco perché comunque non ha giocato mercoledì perché era squalificato. Dobbiamo valutare anche
queste situazioni, perché le partite ravvicinate voi non voi ti levano energie, energie mentali, energie fisiche, avendo la possibilità almeno lì in mezzo di avere tanta scelta. Mi dispiace che non c'è Carbonelli, perché avremmo potuto pure fare qualcosa di diverso, però si va verso quella soluzione in mezzo al campo. Sì, sta bene, sì, 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 sì. Senti Giovanni, per quanto riguarda invece Rizzo, visto che tu ne avevi tessuto le lodi, sì. No, ma lo dico anche tuttora, lo so. Lo vedremo man mano che lui crescerà, capirà un pochettino i nostri concetti, i nostri movimenti, però secondo me è un giocatore che da qui alla fine ci può dare una mano. Lo sto provando in questo momento come vice di Paolo Antonio, è un ruolo che lui può fare benissimo. E abbiamo tante partite, ho detto tante altre volte, noi dobbiamo essere forti negli 11, nelle riserve, chi andrà in tribuna. Se una squadra vuole cercare di tirare il massimo deve avere una rosa ampia. Noi ce l'abbiamo e di volta in volta decideremo insieme allo staff, al medico anche, questa settimana è importantissimo, chi sono quelli più pronti per scendere in campo dall'inizio. No, fisicamente sta bene, perché lui comunque uno che si è allenato, può essere utilizzato subito, un po' caratteristiche diverse, lui è più difensore, non ha una grande propensione offensiva quando spinge, però sa stare in campo, sa difendere e quindi penso che al più presto lo vedremo in campo. Può giocare anche domani, sì. Sì, sì, anche se quello è un po' difficile da lavorarci, perché devo dire che fino a, almeno da quando sto io, eravamo stati sempre dall'inizio subito presenti, subito propositivi. Purtroppo possono capitare queste partite dove inconsciamente puoi avere un attimo, tra virgolette, di rilassamento, ci può stare. L'importante è che l'abbiamo recuperata, l'abbiamo vinta. Come ho detto prima, non voglio tornare alla partita, ci sono state un po' di, secondo me, di polemiche un po' fuori luogo, ma ci sta. Io ho detto, io posso sbagliare, può sbagliare chiunque, chi è che non sbaglia in questo mondo. Però poi rivedendola è vero che non abbiamo fatto, però abbiamo avuto tante occasioni da gol, ma veramente in quantità industriale, quindi la squadra comunque, pur non abbiamo fatto benissimo, abbiamo cercato sempre di vincerla. Dice, ma era l'ansio, ma come ha detto prima Rino, cioè tutte le partite oggi come oggi, giorni di ritorno, sono tutte difficili. Noi abbiamo maggiori qualità, ma andiamo in campo, ci sono gli avversari e non è sempre scontato, non è perché ci chiamiamo Avellino allora vinciamo contro chiunque, anche peggio, perché gli avversari fanno tutti la partita, anche dalle dichiarazioni loro dell'ultima squadra che incontriamo domani, faranno la partita della vita. No, per quanto riguarda il fatto, diciamo, rimango della mia idea, anche domenica c'era un rigore quanto una casa sul Dadalt sullo 0-0, non è stato dato. Poi quello che fanno le altre, devo dire, come ha fatto il direttore, ha fatto i complimenti alle squadre che ci stanno davanti, perché sinceramente stanno facendo un gran campionato. Poi l'episodio può essere a favore, a sfavore, nel calcio ci sta. No, Alfa Game io sono tranquillo, penso a quelli che devo fare giocare domani, cioè se lui non è disponibile domani poi vedremo la prossima settimana, mi devo concentrare su quelli che abbiamo. Il Parietto, poi il Nascimento e chiudiamo, grazie. Il suo primo parezza ha detto dipende tutto da noi, in questo contesto però sai benissimo che ricorrere è sempre molto più difficile.
Credi che questo, anche questa corsa, questa rivolta che tutti auspichiamo alla fine dice anche sull'approccio, anche sulla capacità della squadra per oggi di affrontare determinati avversari? No, no, sì, non è facile, io dico, dipende sempre da noi, però rincorrere perché tu magari puoi vincere, però poi vedi che vincono gli altri, è normale che qualche pensiero ti viene, però secondo me noi abbiamo le possibilità, abbiamo anche gli scontri diretti, però gli scontri diretti arrivano dopo, noi dobbiamo fare il massimo, perché se sbagliamo qualche partita e le altre vincono diventa sempre più difficile poter recuperare, però secondo me nelle nostre potenzialità riuscire a fare il massimo. No, ma l'ho detto, ma già noi abbiamo provato qualcosa, l'ho detto già in altre situazioni. Ora, diciamo, tra virgolette scherzando, se io un giorno vi do qua un fogliettino, vi faccio scrivere la formazione a ognuno di voi, o il modulo, secondo me tutti la pensate, non dico tutti in maniera diversa, però ognuno, cioè, per dire, non è semplice, anche per l'allenatore, deve cercare di fare il massimo per la propria squadra, per quali sono le caratteristiche della propria... dei propri giocatori. Vedevo, non so se era su qualche social, era stata fatta una formazione che giocavamo con tre under, avremmo perso appena l'arbitro fischiava, quindi stiamo attenti.